Ciao ragazze e ragazze, oggi niente tutorial occhi, però volevo parlarvi di queste, delle cosine già mostrate, però volevo recensirle perché le ho provate e posso dirvi che sono top. Parlo sì di Wycon e sono della nuova collezione, gli eyeliner che vi avevo già mostrato quel giorno. Praticamente questo blu ha una scrivenza pazzesca, ma di una semplicità da poterla utilizzare con questo pennellino che è sbalorditivo. Sono rimasta senza parole perché sono veramente il top. Io ora ho preso solo questi due, poi c'erano il nero, il marrone, i soliti. Penso che ti serva il nero e il plus ultra, cioè sono veramente il top. Vi mostro questo e quello blu. Sotto ho applicato la matita, ho applicato, scusate, questo verde e subito con il pennellino l'ho sfumato un pochino. Quindi insieme una combo piacevole per me. Per il viso, però, forse lo avevo sottovalutato un attimo, cioè l'avevo accantonato, non parlato entusiasta, mentre è sbalorditivo questo prodotto che ho acquistato su Amazon o Look Fantastic, non ricordo bene. Comunque è una meraviglia, praticamente è un gel marrone, che dà effetto sia se uno è abbronzato, sia che no, uno non lo sia come me e non lo sarà quest'anno, come l'anno scorso e l'anno prima ancora. Con questo prodottino dà l'idea, dà la sensazione di essere abbronzati. Vi mostro il colore. Ve lo mostro qua, guardate, così che vi rendiate bene conto. È emolliente, è fantastico. Non ha profumazione, però è un gel multi-usage, dicono. Infatti c'è anche scritto multi-usage. E ha tante proprietà. È molto molto buono. Questo qua è lo 01, non so se ci siano altre colorazioni, ma penso proprio di no. Qua c'è scritto 01. Io ho acquistato questo. Oggi ho applicato poi questo rossetto. Tutta roba, non ho acquistato niente, 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 perché ho tante cose, voglio un po' godermele, come si suol dire. E poi ogni tanto mi piace anche fare fioretti. Allora, siccome ho tanta roba, è giusto farla girare, anche se io la giro, la faccio sempre girare. Non pensiate che... Angelic Pink, ovviamente di Christian Dior, ma senza il packaging esterno, ed è questo rosa baby che a me piace tanto. Una matitina nude andrebbe, o questa anche, o nocciola. Poi oggi, adesso vi devo spiegare cosa ho fatto oggi. Piace parecchio anche solo con questa, senza essere troppo marrone. Questa è di NYX ed è la numero che vi avevo già mostrato, però la 04, una nuova collezione di NYX. Dicevo, oggi ho applicato, come secondo me, avevo accompagnato mia figlia. Ho fatto un po' le cose di corsa, avevo tante cose da sbrigare
e ho preso questo qua di MAC che è in sconto al 40%. Ho fatto così. Dopo aver applicato questo, mi sono messa la mia terra di questa qua ogni tanto ed è bellissima. Poi gli occhi, ho applicato un pochino di questo qui, vedete come sono luminosa. Per gli occhi ho utilizzato lo stesso. Cosa ho fatto? Ho fatto così con un pennellino, il chiaro era qua e questo qua, tan 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 tan. E poi solo con lo scuro l'ho applicato qui sopra, solo il chiaro qui, e con un pennellino anche qui come punti luce. Poi, non contento, ho preso un marrone più scuro di qualsiasi palette che uno abbia, che i marroni scuri non mancano quasi mai, e l'ho applicato un pochettino qui, le sopracciglia, i soliti prodotti. E questo è il make-up di oggi. Mi è piaciuto tanto perché è stato anche velocissimo, un make-up fresco. E poi ho applicato un pelino di questa della Benefit, che sono quelle nuove uscite. Questa si chiama Moon e ho preso le colorazioni adatte al mio carnato, che piacciono a me, insomma. Si possono utilizzare anche come ombretti, come uno. Uno è di fretta, pam pam pam, pim pim pim. Mascara, matita e liner, questi sono fantastici ed è a posto. Vi volevo mostrare che l'altra volta non ho fatto, ma di proposito, come vi ho detto, vi volevo mostrare queste cose da Primark. Questo astuccino che è bel comodo, pratico, insomma. Costano veramente poco, 4 euro neanche, non ricordo il preciso, ma io gli astuccini, se servono, li prendo online là quando non posso, e se no si va e si prendono. E poi questi, sempre da Primark. Volevo svenire dalla felicità, ma ragazzi, ma che belli sono! Cioè, costano poco, guardate anche il packaging qui. Costano poco e sono strabelli, stra. Questo pomposo è una meraviglia. Questo idem, questo pure per se si vuole l'illuminante, e questo per gli occhi, così. Mamma mia, che cosa non sono questi pennelli. Il prezzo irrisorio, vi consiglio di guardare, penso che ci siano, non lo so, però tanto gli variano sempre, ma sono sempre perfetti i prodotti, secondo me sono ottimi, quindi vale la pena di fare un giro o online o di persona che può. Niente, quindi questo è tutto quello che volevo dirvi oggi. Vi mando un bacione grande. Alla prossima!